12 febbraio 1973. Entrano in funzione le due torri gemelle che saranno distrutte l'11 settembre 2001. Così venne presentata l'inaugurazione. Il navigatore fiorentino Giovanni da Verrazzano scoprì questa baia di New York nel 1524, ma non considerò l'isola di Manhattan un luogo dove valesse la pena di fermarsi. 100 anni dopo di lui saranno gli olandesi a comprare l'isola di granito dagli indiani Canarsi per il misero valore di $24. A Wall Street è stata terminata in questi giorni la costruzione di questi due super grattacieli gemelli, che con i loro 450 metri di altezza superano di ben 77 metri il vecchio Empire State Building. Sono il più alto edificio del mondo. Le due torri sono state battezzate le due sentinelle, perché sono a pochi passi dalla Battery, l'antica batteria di cannoni puntati verso il mare in difesa del primo villaggio che gli olandesi costruirono qui e fu chiamato Nuova Amsterdam. Gli olandesi costruirono anche un muro verso nord per proteggersi dagli attacchi degli indiani. Il muro, Wall, diede poi il nome alla strada, Wall Street, che fin da allora fu la sede dei traffici dei mercanti e dei mediatori. Proprio qui a Wall Street, dirimpetto all'attuale palazzo della Borsa di New York, in questa Federal Hall, nel 1789, George Washington fu nominato primo presidente degli Stati Uniti, alla fine della guerra d'indipendenza americana. Allora New York era la capitale federale e in Wall Street aveva sede anche il Congresso degli Stati Uniti. Poi la capitale politica si sposta a Washington, ma Wall Street rimane la capitale dell'economia americana. In questo edificio, la cui ben nota facciata a forma di tempio è una brutta copia del Partenone di Atene, ha sede il New York Stock Exchange, letteralmente borsa delle azioni o borsa valori di New York. È qui che scoppiò la grande crisi economica del 1929, un terremoto che sconvolse il mondo. Era l'11 febbraio 1973 e nessuno poteva prevedere allora la tragica fine delle due torri gemelle nel fatale 11 settembre 2001.